scuso se sarà un intervento poco strutturato, ma in realtà non ho preparato niente proprio per potermi allacciare a quello che veniva detto qui, quindi ho un paio di appunti un po' sconnessi, però ce la posso fare. Diciamo che partirei con ringraziare quello che è stato l'inizio di questo discorso, perché è partito proprio col sottolineare il fatto che la diversità è un valore. Quello che io ho sempre odiato nei discorsi che si fanno sull'omosessualità è quando si tenta di si punta sul normalizzare, cioè si deve tentare di essere più normali o più accettabili per piacere alla società. Questo è il primo errore che secondo me viene fatto proprio dalla comunità LGBT. Io non devo sembrare normale, io sono diversa, ma sono diversa anche dalle altre lesbiche. L'essere lesbica non mi rende un prototipo standardizzato. Io sono diversa e rivendico la mia diversità in tutto ciò che mi compone, anche la sessualità. Quello è il mio valore aggiunto, è un valore aggiunto che non bisogna dimenticare, non bisogna sottovalutarlo e che invece molto spesso viene sottovalutato proprio dalle persone omosessuali, perché si tenta di adattarsi a quello che la società vuole per avere una vita più semplice. Prima si parlava anche con la professoressa di quanto riguarda quello che è la giovane età, quindi i problemi della giovane età. Però anche qui spesso si riduce il problema solo a questo, non è così. È pur vero che le persone più giovani, i ragazzi, sono più soggetti a condizionamenti e a problemi nell'accettare se stesse e nell'imporre se stessi agli altri. È pur vero che a 40 anni, a 30 anni, a 50 anni, in una società come questa non è semplice, in ogni caso. Non è semplice affrontare i problemi dalla nascita alla pubertà alla fascia adulta, è un problema grande. Ringrazio Anna Maria per averci dato anche il fatto dei professori. Io l'anno scorso, due anni fa forse, mi trovavo a Pride di Roma, c'era un gruppo di professori di una situazione inglese, di professori LGBT. In Italia è una cosa inconcepibile, non succederebbe mai, veramente mai, perché è una... si ha anche questo tipo di concezione per cui un omosessuale travia le giovani menti, quindi non ci possono essere professori omosessuali, non ci possono essere capi scout omosessuali, non ci possono essere tutte queste cariche che possono avere un'influenza sulle giovani menti, come se fosse una questione che si può, qualcosa che si può attaccare. Un articolo di oggi su Repubblica parlava di uno studio genetico su quale fosse il gene dell'omosessualità. Ancora. Perché sì, perché adesso hanno trovato un gene dell'omosessualità. Io più che trovare ridicola la tesi, trovo ancora ridicolo il fatto che si stia cercando un motivo genetico. Perché bisogna giustificare il mio orientamento sessuale? Perché devo giustificarmi? A prescindere. Quindi perché qualcuno deve passare le sue giornate a studiare come io debba giustificarmi con la società? Qual è il loro problema? Perché il mio non c'è, però per che senso hanno questo tipo di cose? Qui si parlava appunto dei progetti che ci sono in Calabria, è stato girato anche il back office, quindi Lunar. È un progetto del Ministero Nazionale, quindi è un progetto che punta proprio a far venire fuori le segnalazioni di discriminazione LGBT che ci sono nelle tre regioni del sud, quindi le quattro regioni del sud, quindi quelle regioni che paradossalmente sono quelle con meno segnalazioni, pur essendo tutta la nazione convinta che siano le zone più razziste. Però sono quelle con meno segnalazioni. Però anche andando lì a lavorare mi ha sempre fatto strano riuscire a vedere come l'Arcigay ha dovuto fare una formazione al Ministero per le Pari Opportunità sulla questione LGBT. Anche questo è un segnale. Nel momento in cui si fa un Ministero per le Pari Opportunità, nel momento in cui ci si occupa dei diritti civili del cittadino italiano, come si fa ad avere nel 2011 una carenza sull'ambito LGBT, tanto da doversi fare formare dall'associazione LGBT nazionale? È una grossa carenza nazionale questa. Non dovrebbe essere necessario una formazione del genere, perché dovrebbe essere una delle cose basilari. Non mi sembra che ci siano delle associazioni per gli immigrati che vadano a fare formazione sul razzismo. Quella è data per scontata. L'LGBT adesso improvvisamente è diventata una cosa di cui si ricordano tutti e quindi cercano formazione. Formazione che va assolutamente fatta anche nelle scuole, ma io partirei proprio dai livelli più alti. Perché? Perché vanno formati i professori, però ci sono anche professori omosessuali e viene ignorato. Va formato il dirigente, ci sono dirigenti omosessuali. È vero che bisogna partire anche dal piccolo, da formare la mentalità sociale e la mentalità cittadina.
È anche vero però che nel momento in cui quella più ampia, nazionale, regionale, comunale, eccetera, non ha nessun tipo di formazione in merito, ci si trova poi a dover cozzare contro un muro di ignoranza, perché ignoranza, si ignora completamente cosa vuol dire sessualità, cosa vuol dire omosessualità, cosa vuol dire appunto il valore della differenza. Questo viene completamente ignorato alle alte sfere e questo porta ad avere comunque poi un muro di fronte quando si parte anche dal basso. E come ultima cosa, la professoressa parlava anche delle manifestazioni, dicendo che lei non è molto d'accordo con le manifestazioni contro l'omofobia, contro le manifestazioni del genere. Molto spesso si dice questo, molto spesso molte persone dicono di non essere d'accordo con questo tipo di manifestazioni perché è autoghettizzarsi, come autoghettizzarsi avere locali LGBT. Non vorrei sembrare saccente o antipatica, però dico che è facile dirlo dall'altra parte. No, ma io guarda, tutte le manifestazioni, la festa della donna, la festa dei nonni, dei ma lì è diverso, lì è diverso. Ma aboliamo anche Natale. Aboliamo anche Natale. Si sta parlando di cose diverse. Allora, dire che i locali gay sono una ghettizzazione dei gay è, secondo me, ignoranza nel momento in cui non si vive però la vita d'omosessuale, non si capisce quanto possa essere importante, forte e di aiuto per un omosessuale avere un locale in cui essere se stesso. Perché se non posso essere locale, è un momento di libertà, è un momento di socializzazione che nella vita non possiamo avere. Non si capisce quanto sia importante avere una manifestazione come il Pride, come la giornata contro l'omofobia, quando non si viene insultati per strada con una picchione di merda, quando non si ricevono proposte sessuali su internet, perché siete due lesbiche vi faccio vedere io. Ah, certo. Queste cose quando non si vivono, tutto il resto diventa futile. Non è futile per niente, non si riesce a immaginare quanto possano essere offensive questo tipo di cose. Come spesso viene sottovalutato il fatto delle offese per le lesbiche, perché gli omosessuali, i gay hanno delle offese specifiche, il ricchione. Per le lesbiche questi termini particolarmente offensivi non esistono. Poi però ti trovi a doverti dire che ti insegneranno loro a essere donna, che ti faranno vedere quanto è bello il sesso con un uomo, che non c'hai capito niente. E allora ti chiedi, ma non so quanto sia meglio questo tipo di cose, non so veramente quanto sia meglio non insegnare della ricchiona, se poi devo sentirmi dire queste cose. Per cui inviterei tutti, oltre che appunto a evidenziare, assolutamente portare avanti quello che si sta facendo, a rendersi conto però di quanto sia necessario fare il ragionamento mettendosi anche dall'altra parte. Mettersi nei panni delle persone di chi si deve andare a difendere, di chi si deve andare a sostenere, è sempre molto importante per capire cosa serve e cosa no. Perché i punti di vista variano molto e le cose necessarie variano molto a seconda da una parte o dall'altra in cui si sta.